Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Doki Doki Literature Club. Nella scorsa puntata abbiamo letto la terza poesia di Monica, che è bella pesa, se si è cominciato a capire il personaggio di Monica. E adesso ci rimane quelle di Natsuki e Yuri. Non abbiamo potuto leggere quella di Sayori perché se n'è andata senza farcela leggere. Ci rimane Natsuki e Yuri. Andiamo con Natsuki. Natsuki legge la nostra poesia. Questa va bene. Va bene. Beh, sì. Quasi quanto quella di ieri. Capisco dove vuoi andare a parare, ma non è proprio il mio stile. Voglio dire, va bene comunque. Il solo fatto che tu ci stia almeno provando basta a rendermi felice. Beh, certo che ci sto provando. Comunque, perché ti senti così coinvolta emotivamente dalle mie poesie? Non è una cosa positiva? Eh? No, che schifo. Non che mi importi, è solo che almeno una di noi deve assicurarsi che tu non batta la fiacca. Sul serio? Beh, e se facendo così tu finissi col farmi scappare a gambe levate? Allora, non lo faresti mai? Già, hai ragione. È divertente stare qui, anche se devo sopportarti. Grr. Il gomito di Natsuki mi fa conoscenza con il mio stomaco. Oh, forse non mi dispiacerebbe farti fuggire dopo tutto. Stavo solo scherzando. Oh, lo so. Non preoccuparti, anch'io. Ah 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 ah. E quello tu lo chiami scherzare? Fa male, sai. Beh, magari lei lo trova divertente. Credo sia quello il punto, più o meno. Dovrei fare attenzione a quello che dico quando sto con lei. Ad ogni modo, Natsuki mi porge la sua poesia, come se se nulla fosse successo. Sarò la tua spiaggia, si intitola. La tua mente è piena di preoccupazioni e paure che ti hanno reso duro immaginare nuove avventure. Ma oggi c'è un posto speciale, una spiaggia dove potremo andare. A perdita d'occhio si estende la riva, il luccichio del mare, un'atmosfera estiva. Le mura della tua mente crolleranno, colpite dai raggi del sole. Sarò la spiaggia che lava i tuoi problemi, che lava via i tuoi problemi. Sarò la spiaggia che sogni per sfuggire ai tuoi patemi. Sarò la spiaggia che ti farà sentire un tuffo al cuore, una sensazione che non credevi di poter provare ancora. Seppelliamo sotto la sabbia i tuoi pensieri opprimenti. Teniamoci per mano sotto i raggi ardenti. Lava via le tue insicurezze nel mare salato e mostrami il tuo splendore. Nei tuoi ricordi, d'impronte una sequela, ti libererò col vento che soffia nella mia vela. E ricorda i motivi per cui sei fantastico quando premi le tue labbra contro le mie. Sarò la spiaggia che lava via i tuoi problemi. Sarò la spiaggia che sogni per sfuggire ai tuoi patemi. Sarò la spiaggia che ti farà sentire un tuffo al cuore, una sensazione che non credevi di poter provare ancora. Ma se mi lascerai essere al tuo fianco, la tua spiaggia, il tuo rifugio, imparerai ad amarti di nuovo. Questa poesia è in realtà molto più complicata di quanto non sembri, perché è palesemente una poesia d'amore nei nostri confronti. O perlomeno nei confronti del lettore. Adesso noi non sappiamo se lei l'ha scritta direttamente a noi o pensando a qualcun altro, ma è palesemente una poesia d'amore, no? Molto, molto bella anche. Presumiamo che l'abbia scritta per noi, perché come sappiamo, l'abbiamo intuito praticamente subito, tutte e quattro le ragazze hanno una cotta per noi. Ovviamente è un dating sim, quindi è ovvio che è così. Quindi noi ne possiamo dedurre che l'abbia scritta proprio per noi. In realtà si può andare a intuire molte cose, anche se secondo me dov'era? Ecco, e ricorda i motivi per cui sei fantastico quando premi le tue labbra contro le mie. È palesemente riferita a noi, dai, nel senso, ho letto vari pareri di questa poesia perché mi aveva messo un po' in dubbio, no? Ma io ero convintissimo che fosse una poesia d'amore verso di noi. E ho letto vari pareri online, ma alla fine c'è gente che tipo la paragona, che è in realtà un segno di affetto verso Yuri, eccetera, eccetera. Però poi alla fine, cioè, sto verso qua, nessuno poi ti sa rispondere quando gli dice allora perché c'è questo. Nell'analisi sta roba stona. È palese che sia verso di noi. È semplicemente una poesia d'amore.
nei nostri confronti è molto positiva, stranamente. Siamo abituati a vedere robe tristi. E invece qua si contraddicono. Ma andiamo avanti. Ecco, sentivo di star scrivendo solo cose negative, vedete? Quindi per una volta ho voluto scrivere qualcosa che avesse un messaggio carino. Dopotutto, la spiaggia è magnifica. È dura riuscire a scrivere qualcosa di negativo sulla spiaggia. Quindi, prima hai deciso di scrivere riguardo la spiaggia e solo dopo a quale messaggio trasmettere? Beh, sì. È per via di ieri. Voglio dire, dopo che io e Yuri ci siamo rese conto che avevamo scritto più o meno la stessa cosa, lei ha proposto di scegliere un argomento in comune su cui scrivere. Sarebbe proprio da lei farci scrivere sullo stesso argomento per poi cercare di stupirmi uscendosene se con qualcosa di stravagante. Beh, non che mi importi, l'ho fatto comunque. Cioè, credo di aver finito per scrivere pure io qualcosa di metaforico, eh sì. Ma di tanto in tanto va bene. Comunque sia, è stato un ottimo modo per fare pratica. Rimane Yuri. Yuri legge la nostra poesia. Ah, hai deciso di provare qualcosa di diverso? Credo di sì. Ho fatto la cosa giusta o quella sbagliata? Beh, nessuna delle due. Ho delle preferenze, è vero, ma sarebbe un errore definirle qualcosa giusto o sbagliato in base a esse. Come sempre, ritengo la cosa più importante sia esplorare e scoprire se stessi. Vedete quanto molto più matura Yuri? È confortante. Ho paura di deluderti in un modo o nell'altro. Eh? Deludere me? Perché io? Beh, la tua scrittura è sempre molto elaborata e hai sempre un mucchio di consigli da darmi. Dici sul serio? Yuri si prende un minuto per riflettere. Devo essere terribile. Eh? Devo essere proprio una persona terribile se hai iniziato a temere le mie opinioni. Che cosa poco carina da parte mia. Yuri, non è grave come pensi. Significa solo che rispetto la tua opinione. Capisco. Scusa se mi faccio sempre mille problemi e arrivo a conclusioni affrettate. È solo che ormai ci sono fin troppo abituata. A farti troppi problemi, dici? A non essere apprezzata. Yuri. Ma che sto dicendo? Mi dispiace, non avevo intenzione di tirare fuori questo discorso. Andiamo avanti. D'accordo. Ti andrebbe di farmi leggere la tua poesia? Ok. Ecco, prendi. E anche lei, come sappiamo, si è messa d'accordo con Yuri, quindi hanno scritto della solita tematica, hanno scritto entrambe della spiaggia. Un prodigio in divenire da milioni di anni. Già come si inizia qua, proprio... Dove il ventre della terra incontra la superficie in maniera caotica, sotto un limpido cielo blu, una distesa di beatitudine. Ma al di sotto delle nuvole grigie, un enigma senza fine. Il mondo più facile in cui perdersi è quello dove ogni cosa può essere trovata. I castelli di sabbia si possono costruire solo dove la sabbia è bagnata, ma lì dove la sabbia è bagnata arriva la marea. Lambirà delicatamente le tue fondamenta finché non cederai? O all'improvviso un'onda ti butterà giù in un batter d'occhio? In ogni caso, il risultato non cambia, ma noi costruiamo ancora castelli di sabbia. Il resto, dove la schiuma avvolge le mie caviglie, dove le dita dei miei piedi fanno ciak sulla sabbia, l'aria salata è terapeutica. No, io resto, scusate, non il resto. La brezza è delicata, ma allo stesso tempo potente. Affondo le dita dei piedi nella linea di confine finale, allettata dai tentacoli schiumosi. Di nuovo abbiamo i tendrils. Vedete, ricordate nella prima poesia quando vi ho detto Yuri lo userà, sta roba? Lì ci stava perché tendrils si usa per i boccoli dei capelli. Ma in questo caso è buffo che lei abbia usato, vi rileggo la frase, affondo le dita dei piedi nella linea di confine finale, allettata dai tentacoli schiumosi. È buffa sta cosa. Torno indietro e abbandono la mia pace ad erodersi sulla spiaggia. Vado alla deriva e torno alla terra per sempre. Questo è un'altra poesia... riguardante la spiaggia, non d'amore, non triste, non felice, è una via di mezzo,
È un po' un'espressione pura di un momento neutro, non so come dire, perché abbiamo momenti felici, momenti tristi, è un po' un contemplarsi, a tutto tondo, senza scivolare mai, né da una parte né dall'altra. Andiamo avanti. So che la spiaggia è un tema un po' sciocco di cui scrivere, ma ho fatto del mio meglio per trattarla metaforicamente. Ah già, Natsuki me ne ha già parlato. Davvero? Non ha detto niente di strano, vero? Voleva solo che scrivessimo di nuovo qualcosa sullo stesso argomento. Suppongo sia per confrontare i nostri stili o i nostri ragionamenti. Ad ogni modo è stata una sua idea. Conoscendola non c'è da stupirsi che volesse fare una cosa simile. Probabilmente vuole solo mettersi in mostra. Non che io abbia un particolare interesse nel suo stile, ho soltanto accettato la sua richiesta, tuttavia... Beh, suppongo che ogni tanto non sia un'idea poi così cattiva trattare qualcosa di semplice. Può essere rilassante, sai? È bene che io mi rilassi di tanto in tanto. Già, sono d'accordo. Grazie per averla condivisa con me. Ok, voi tre. Abbiamo finito di scambiarci le poesie, giusto? Perché non iniziamo a capire... Aspetta un attimo. È una mia impressione o hai appena detto qualcosa di strano? Eh? Sì, qualcosa mi sembrava diverso dal solito. Esatto, non hai ripetuto il tuo tormentone quando ci hai chiamati? Tormentone? Non ho nessun tormentone. Accidenti! Perché oggi c'è questa atmosfera così strana? Guarda, nemmeno Yuri ne è immune. L'aria stagnante è un tipico presagio che sta per accadere qualcosa di terribile. Questo nei tuoi libri, forse? Guarda, l'unica cosa diversa rispetto alle altre volte è che Sayori non c'è. Ah, sembra che tu abbia ragione. Sig? Sayori aiuta sempre ad alleggerire l'atmosfera, non trovate? È quasi come se fossimo un po' tutti scombussolati quando lei non è in giro. Dov'è che è scappata, poi? Pensavo fosse semplicemente andata a far pipì? Natsuki, un po' di contegno. Oh, ma per favore. Ah, in realtà non si sentiva molto bene ed è andata via prima. Davvero? Spero stia bene. Sul serio? Di tutte le volte in cui avresti potuto evitare di accompagnarla a casa, hai scelto proprio quella in cui non si sentiva bene? Guardate, Natsuki, nel suo essere acida, come invece ci fa notare una cosa del nostro personaggio e soprattutto tenta di farla notare a quell'idiota del nostro personaggio. Lui sì, prova affetto e attenzioni in Sayori, ma tralascia sempre le cose più importanti. Sempre, sempre, sempre. E perché dico sempre? Perché io in passato vi ho detto di notare determinate cose che venivano dette tra Sayori e il nostro personaggio quando parlavano tra di loro. Si faceva leva e pressione su un argomento e no, che non vi dirò adesso, ne parleremo più avanti, comunque tranquilli, credo forse nel prossimo episodio toccheremo questo argomento in maniera approfondita. E lui proprio non intende, non capisce, sembra che sta roba proprio non riesce a vederla. Questo è un altro. Cioè, giustamente Natsuki gli dice di tutte le volte in cui avresti potuto evitare di accompagnarla a casa, perché ci vai a casa tutti i giorni, hai scelto proprio quella in cui non si sentiva bene, in cui magari dovevi proprio accompagnarla a casa e gli avrebbe fatto piacere accompagnarla a casa. No, lui non l'ha fatto, lei è andata via e lui è rimasto lì a leggere le poesie come un imbecille. Cioè, ma proprio a schiaffi questo qui andrebbe preso, vi giuro, a schiaffi sto tipo. E capito, e il pensiero che sono io, questo imbecille, proprio io non la farei mai una cosa del genere, non mi ci immedesimerei mai in questo idiota qua. Proprio un idiota. Alla faccia dei piccioncini. Madonna, c'ha ragionissimo Natsuki, guardate, per una volta sono pienamente d'accordo con Natsuki. Fossi anch'io lì in quel club, direi, brava Natsuki, hai ragione. Oh, no. Tanto per cominciare, smettila di fraintendere il mio rapporto con Sayori. E io avrei detto, tanto per cominciare, apri gli occhi, idiota. In secondo luogo, oggi sembrava che mi stesse evitando, quindi non volevo forzarla. Oh!
Non mi sarei mai aspettato quell'espressione curiosa proprio da Yuri. Calmatevi, ragazzi. Le ho parlato prima, va tutto bene? Che ti ha detto? Comunque dobbiamo finire il resto dei preparativi per il festival, quindi decidiamo i nostri compiti per il fine settimana. Guardate quest'altra faccia di merda come taglia corto. Guardate, guarda come ci guarda. Io so già cosa fare. Giusto. Natsuki preparerà i cupcake, ma ce ne serviranno tanti e di gusti differenti. Sicura di potercela fare da sola, Natsuki? Sfida accettata. Invece, per quanto mi riguarda, io stamperò e metterò insieme tutti gli opuscoli delle poesie e Sayori mi aiuterà nella progettazione. Per quanto riguarda Yuri, invece... Attimo di silenzio. Yuri, tu puoi... Ragazzi, potreste aiutarmi a cercare qualcosa da fare per Yuri? Io sono inutile. No, non è assolutamente così. Sei la persona più ricca di talento tra noi. Ora pure Natsuki ha messo il broncio. Diamine, persino io me ne sono accorto. Beh, penso di non avere mai dato il giusto merito a Sayori, ma noto che le cose si fanno più difficili quando lei non c'è. Ah, può darsi sia così. Ma se non riuscirò a essere una leader con le mie sole forze, non riuscirò mai a crescere come persona. Quindi, Yuri, hai una bellissima grafia, lo sai, perciò dovresti preparare degli striscioni e delle decorazioni per aiutarci a creare l'atmosfera adatta. Atmosfera? A proposito, io adoro l'atmosfera. L'espressione di Yuri cambia all'improvviso, mentre fissa concentrata il suo banco e inizia ad annuire a se stessa. Vedo che la tua mente è già in subbuglio. Fantastico, sarai di grande aiuto, Yuri. Ad ogni modo, l'unico rimasto sei tu, Cencio. Quello che è inutile sul serio. Ah, dai, non dire così. In realtà, sia Natsuki che Yuri hanno dei compiti abbastanza pesanti. Saresti di grande aiuto se potessi dare una mano a una di loro. Oppure potresti aiutare me. Te ne sarei davvero grata. Ah, beh, ecco. Monica mi sta suggerendo di passare il fine settimana con una delle ragazze del club. Come diavolo reagiranno a un suggerimento del genere? Ah, io suppongo che non mi dispiacerebbe un po' di aiuto. Beh, anche se non sai cucinare, c'è sempre del lavoro sporco che potrei farti fare. Vedete, lei proprio è tipo... Mamma mia, io mi immagino tipo avere una fidanzata come lei, cioè avere tipo lei come fidanzata, magari tra 4 anni. Ecco, perché è un po' troppo piccola così, tra 3, 4, 5 anni, così che è un po' cresciuta. Te la immagini le relazioni sessuali con sta tipa qua? Secondo me è la classica tipa col frustino, cioè che ti lega a letto e ti fa le peggio cose, eh? Cioè, secondo me questa qua è la mistress proprio, lei diventerà una mistress, ne sono sicuro. Lasciamo perdere. Beh, anche se non sai cucinare, c'è sempre del lavoro sporco che potrei farti fare. Comunque vada, Monica non mi darà di certo altra scelta e poi non è il caso che tu te ne stia con le mani in mano. Natsuki cerca di borbottare una serie di scuse. Se non ricordo male, Natsuki, hai accennato che preferiresti cucinare da sola. Oh vai. A Shencho potrebbe non far piacere essere d'intralcio, per cui potrebbe essere più adatto ad assistermi con le decorazioni. Aspetta un attimo, non l'ho mai detto. E poi non è mica così difficile preparare un paio di decorazioni. Sembra più che tu stia cercando delle scuse per far sì che Shencho... Cosa stai dicendo? Sarà un lavoro estremamente meticoloso. E cucinare non lo è? Cosa pensi che... Ragazze, calmiamoci un momento. Alla fine penso che tocchi a Cencio scegliere in che modo contribuire. Tra l'altro, non ha ancora avuto modo di passare del tempo con me, sapete? E si mette a 90. Quindi sono sicura che sia interessato a il mio stare a 90 continuamente. Avevi espressamente detto che... Sono sorpresa anch'io. Scusate. Era giusto per dire. Accidenti. Possiamo risolvere questa faccenda una volta per tutte? Sì. Cencio, per te va bene, vero? Alla fine sei tu che devi scegliere. Ma certo. Molto bene. In questo caso... Mi stanno fissando tutte. Ma è ovvio, andrò con... Io qui di nuovo rifarò
ciò che ho fatto la prima volta. E senza pensarci un istante, Sayori. Ecco, se proprio devo scegliere, preferisco aiutare Sayori. Voglio dire, siamo già vicini di casa e... Ma Monica ha detto che Sayori avrebbe aiutato lei. Maledizione, ci odi davvero così tanto? No, scusa, non volevo che fosse una scelta così difficile. Basta che pensi al bene del club, ok? Quindi mi hanno tolto la possibilità di stare con Sayori. Non posso, perché a quanto pare Sayori aiuta Monica. E quindi io ho pensato, bene, non mi fate aiutare Sayori? Non mi fate stare il fine settimana con Sayori? Bene, allora io aiuto Monica, così che c'è Sayori con Monica e sto con Sayori. Beh, allora credo che dovrei aiutare Monica. Evviva, hai scelto me! Aspetta un attimo. Sì, Monica, tra tutte tu sei quella che ha meno bisogno di aiuto. Ma... Sono d'accordo con Natsuki. Non solo il tuo lavoro è adatto ad essere svolto da una sola persona, ma è già Sayori ad aiutarti. Ma è stato scelto a scegliere. Ah, non importa. Sei stata tu in primo luogo a spaventarlo forzandolo a scegliere te. Sei la presidentessa del club, Monica. Dovresti prendere delle scelte responsabili per il bene del club. Monica, non dovresti lasciare che i tuoi secondi fini interferiscano con questa decisione. Secondi fini? Cosa stai dicendo, Yuri? A dirla tutta, a me sembrate voi quelle che hanno dei secondi fini. Come, prego? Se non fosse così, la situazione non sarebbe degenerata in questo modo. È un'accusa del tutto falsa, Monica. Esatto, abbiamo un sacco di lavoro da fare e lo sai. E non faremo un buon lavoro se ci fai lavorare da sole. Ah, forse questo è vero. Pensa al club, Monica. Se vogliamo che l'evento sia un successo, dobbiamo distribuire adeguatamente le nostre risorse. Allora farai la cosa giusta, presidentessa? Ok, ho capito. Sig, tecnicamente per Cencio aiutare una di voi due è la soluzione più logica, quindi... Penso che sarà questo ciò che faremo. Hai qualche preferenza particolare? E qui oramai, vedete? Niente, non c'è verso. Non ci fanno stare con Sayori. E quindi mi ritrovo tra Natsuki e Yuri. Sapete che Natsuki proprio non mi sta particolarmente simpatica. Yuri alla fine la apprezzo a pieno. Quindi Yuri, senza ombra di dubbio. Cioè, non, anche qui, senza pensarci un attimo, non ho modo in assoluto di poter stare con Sayori. Quindi stiamo con Yuri. Beh, credo che mi renderai più utile dando una mano a Yuri. A me? Ma sei serio? Perché mai dovresti... Natsuki, già so che stavi per dire qualcosa di cattivo. No, stavo solo dicendo... E così aiuterai Yuri, Cencio? Sì, è quello che farò. Ne sono felice. Ho la brutta abitudine di pensare troppo quando si tratta di queste cose, quindi credo che il tuo aiuto mi sarà molto utile. Sono lieta di sentirtelo dire. Natsuki, sarai in grado di cucinare tutto da sola? Sì, ovviamente. Ho già detto che me la sarei cavata comunque. Ok. Questa in realtà è una scelta molto triste, perché vi dico cosa avrei fatto io in questo caso, e vi dico che questo è stato il primo momento in cui questo gioco mi ha fatto storcere il naso, ma nel senso... Mi ha fatto storcere il naso perché la situazione stava iniziando a prendermi emotivamente, stavo iniziando a immedesimarmi un po' nella situazione, non nel mio personaggio, perché come vi ripeto non mi ci rivedo per niente in questo personaggio, ma nella situazione, nelle ragazze, nei loro caratteri, nel loro modo di essere, e qui per la prima volta mi è preso il nervoso, vi giuro, mi è preso il nervoso, perché malgrado io non trovi molto simpatica Monica, Natsuki, non mi è particolarmente simpatica, ma non per questo la disprezzo. Non la disprezzo, semplicemente non mi sta simpatica, non è la mia tipologia di persona preferita, ma ho capito cosa le succede, ho capito quello che sta passando e vorrei comunque essergli d'aiuto se lei non va a peggiorare le cose. E ho notato che quando a Natsuki gli si sta vicino, nel senso, ha sempre quel suo fare da acidella, stronzetta e fastidiosa, ma quando le si dà affetto, Natsuki risponde con un affetto molto bello, molto puro, candido, genuino.
È molto bello, cioè ti fa capire che proprio il suo animo è buono, è una brava persona, anche Natsuki, malgrado il suo essere acida e fastidiosa. E quindi io, fossi in questa situazione e avendo visto questa faccenda, mi sarei categoricamente imposto perché nessuno lavorasse da solo. Ovviamente avrei preferito stare con Sayori, ok, ma dato che quello non è possibile per non si sa quale motivo, a quel punto, bene, io aiuto Yuri e Natsuki sta con noi, cucina con noi, cucina da sola, però sta con noi, sta in compagnia. Immaginatevi il fine settimana che passerà Natsuki, cioè Monica con Sayori, io con Yuri e lei da sola a casa a fare i dolci, sapendo che gli altri si stanno probabilmente divertendo un mondo insieme. Ma che roba è? Ma non l'avrei mai permesso una cosa del genere io, non l'avrei mai lasciata da sola a casa. A meno che, ripeto, non si fosse rivelata così tanto insopportabile a tal punto da dire questa ci rovina tutto, quindi stai a casa da sola così impari, no? Ma non credo che è proprio il caso, perché ho notato che lei sì è acida acidella, ma non al punto da rovinarti completamente la festa, ecco. Quindi io avrei voluto che Natsuki venisse con noi e cucinasse insieme a noi, cucinasse magari lì, noi ci mettiamo nel tavolo di cucina a fa sti poster e lei lì è nel forno che fa sti cupcake, o in un lato del tavolo che monta la pasta, che prepara la pasta, cioè... Perché? Che c'è di difficile? Questa è una di quelle limitazioni che mi fanno innervosire. Ora, poi, avendo capito il videogioco, avendolo completato, so perché ciò non è possibile. Però ecco, quando secondo me, quando si fanno videogiochi di questo genere, ovvero questi videogiochi che si basano tutto su una trama, una storia e il prendere delle scelte, secondo me è estremamente fondamentale, se non indispensabile, che il giocatore possa fare delle scelte concrete, un'ampia gamma di scelte, e che queste scelte abbiano delle conseguenze tangibili nella storia. Per inciso, non come i giochi della Telltale. Perché la Telltale è esplosa, ha avuto un successo immediato per i suoi videogiochi e vedrete, ne tratteremo, perché io voglio portarli sul canale, alcuni, non tutti, alcuni in particolare voglio portarli e lì ne parleremo a vicenda, perché sono dei capolavori mancati quei videogiochi, proprio... una cosa che è insopportabile di quei videogiochi è che ti fanno credere di star giocando a un videogioco, di prendere delle scelte, di avere che il tutto avrà delle conseguenze, quando in realtà non ce l'ha. Assolutamente non ha conseguenze. Ma proprio niente, nei giochi Telltale proprio le conseguenze sono ridotte all'osso. Ora, io non ho giocato gli ultimi, quindi non sto parlando degli ultimi, ma comunque tutti i primi giochi erano così, quindi non credo sia cambiato molto. Ne parleremo comunque a tempo debito. Doki Doki, secondo me, poteva fare ancora di meglio. È andato su un livello di storia abominevole che lo rende un fottuto capolavoro. Inoltre, ci sono effettivamente dei cambiamenti per delle scelte che si fanno, al contrario dei primi giochi Telltale, dove non cambia proprio niente. È come guardare un film. Ma... Se poteva fare di più, secondo me. Un po' di più. È vero che il gioco è gratuito e quindi non si può pretendere troppo, però vi giuro, qua mi ha fatto un po' rosicare sta cosa, Mi ha fatto rodere il culo essere costretto a lasciare Natsuki da sola a casa. Non lo volevo, non l'avrei voluto, non l'avrei fatto. Ok. Tutti quanti ci siamo accorti che Natsuki si era un po' rattristata. E te credo, poverina. Soprattutto sapendo, come vi ho detto, la situazione che ha Natsuki. Analizzando le sue poesie, abbiamo capito che Natsuki ha una situazione familiare particolare. Lei se ne dovrà stare a casa con quella situazione familiare particolare, con i suoi problemi, da sola. Non se fa. Ragazzi, mi raccomando, non fate ste cose, non... nella vita reale, se vi dovesse capitare scene simili, non lo fate. Anche se siete costretti ad avere una scelta, non isolate mai le persone. Soprattutto quelle che hanno problemi. Cioè, persone magari fastidiose, problematiche, no? Non isolatele mai. Anzi, cercate sempre di fargli capire che cosa di loro vi dà fastidio e che cosa nei loro comportamenti vi porta ad avere il desiderio di allontanarvele, perché... Con educazione, capito? Con moderata
essendo moderatamente diretti, ecco, ma soprattutto sempre sinceri, gentili e sinceri. Fateglielo capire, perché quelle persone in realtà stanno combattendo una guerra, ragazzi, che non possiamo capire. E non è facile, neanche per loro. Quindi se potete, cercate di essere carini. Questo ovviamente non significa che dovete farvi in quattro per ogni strano individuo che incontrerete nella vostra vita, è impossibile. Il mondo è pieno di matti, il mondo è pieno di persone problematiche, tutti hanno problemi, tutti sono problematici, quindi è impossibile aiutare tutti, ok? Ma le persone che per un modo o un altro avete particolarmente vicino, che so, compagni di scuola, colleghi del lavoro, vicini di casa, che ne so, capito? Roba che siete costretti, persone che siete costretti ad avere intorno, mi raccomando, l'umanità proprio, l'umanità. Per quanto possono essere fastidiosi, cercate sempre di, come dire, di aiutarli. Fategli capire con amore cos'è che vi dà fastidio di loro, in modo che loro possano evitare di farlo, e in modo che il vostro rapporto possa migliorare, le persone possano avere un rapporto con voi. Aiutarsi a vicenda, tanto ognuno combatte la propria guerra, no? E se ci si aiuta tutti a vicenda, è meglio, si combatte meglio e si vince anche magari. Quando si rimane da soli nella vita, è la fine. La guerra la perdi e prima o poi muori. È così che funziona. Questo discorso l'avevo già fatto su Life is Strange per il tentato suicidio di Kate, del fatto di come lei era stata emarginata, era stata isolata da tutti, lei si era ritrovata sola, senza nessuno con cui parlare, e quello alla fine l'ha portata a tentare il suicidio. Quindi è un discorso che volevo rifare qua, perché è importante, secondo me a livello umano è sempre importante cercare di aiutare, ripeto, le persone che per un modo o un altro abbiamo vicine. Non dico che dovete aiutare tutto il mondo, ma quelle che vi ritrovate ad avere vicini, provateci, fate del vostro meglio. Poi ovviamente non con tutti ci riuscirete, sia chiaro, con alcuni sarà impossibile, non ci sarà modo di andare d'accordo, e quindi vaffanculo, tu vai per la tua strada e io per la mia, però provateci, mettetecela tutta. È una cosa davvero che, boh, vi chiedo, perché ho visto persone stare molto male per questo motivo qua. Nel mio piccolo, dato che ho la possibilità di poter parlare a tante persone e potervi trasmettere un messaggio, lo voglio fare, perché so che magari questo video lo guardate in 300, 250 ve ne sbatterete i coglioni di quello che ho detto finora, anzi probabilmente di quei 250, 50 skipperanno proprio la parte, quegli altri 200 se ne sbatteranno le palle, ma magari gli ultimi 50 che ascolteranno questo discorso, che magari diranno cavolo è vero, ci posso provare, c'ho quel compagno di classe che effettivamente è sempre da solo, è sempre emarginato da tutti perché magari mangia la colla, perché magari è strano, si scaccola, o che ne so, fa cose strane, no? E quindi tutti lo evitano, lo sfigato, quello additato male, non lo lasciate da solo. Avvicinatelo, cercate di integrarvi con lui e integrarli voi stessi in altre persone, non finite mai per isolarvi insieme a lui. È difficile, ragazzi, però provateci. Basta, ho finito la paternale. Andiamo avanti. E così abbiamo finito? Sì, penso sia tutto. Non vi sentite elettrizzati? Beh, elettrizzati forse non è la parola giusta, ma posso dire che in fondo non vedo l'ora. Ti senti anche tu così, Cencio? Io? Diciamo che sono curioso di vedere cosa ne verrà fuori. È un motivo più che valido per quanto mi riguarda. Tu che ne pensi, Natsuki? Natsuki? Cosa? Perché mi state urlando tutti contro? Non ho fatto proprio nulla. No, non era mia intenzione. Yu risposta ansiosamente il suo sguardo tra i presenti. Sono desolata per questa situazione. Non ho proprio la più pallida idea del motivo per cui Cencio abbia scelto me. E comunque, i tuoi cupcake sono i migliori che abbia mai mangiato. Si sposano alla perfezione col mio tè. E nulla di quello che farò per l'evento potrà mai essere alla loro altezza, per cui... Ho capito. Sono decisamente sorpresa comunque. Perché? Ecco, beh, sono io quella che sta facendo l'immatura. Attenzione, l'ha riconosciuto! Ne sono consapevole, eppure tutto d'un tratto sta cercando di tirarmi su di morale.
So di non essere molto brava a farlo. Scusa se ho detto qualcosa di cattivo. Natsuki non è l'unica a essere sorpresa, ma soprattutto qua Natsuki ha dimostrato un'enorme maturità. Uno dei primi sintomi di maturità è riconoscere la propria immaturità. È buffo perché è un po' un paradosso, no? Dici, se sono maturo a tal punto da riconoscere di essere immaturo, come posso essere maturo? Cioè, se sono immaturo, non posso riconoscere di essere immaturo essendo maturo. È un paradosso enorme, però è vero, è come il discorso. La vera persona saggia è quella che sa di non sapere, no? È quella che si rende conto che non sa tutto. E quella è la vera persona che sa le cose. Quella che sa di non sapere, non quella che pretende di sapere sempre tutto. Qui la stessa cosa, la persona matura è quella che si rende conto dei propri sbagli, delle sue proprie debolezze, del suo essere immaturo, così come ha fatto Natsuki. Qua, per la prima volta, Natsuki dimostra un enorme livello di maturità, perché io conosco persone della mia età, di 30 anni, che ancora sono immature come bambini di 14 anni e non se ne rendono conto. Manco a farglielo notare proprio. E mi fa piacere. Natsuki non è l'unica a essere sorpresa. Anche io e Monica siamo sbalorditi dalle parole di Yuri. Poiché fa fatica ad esprimersi, cerca di tirare qualcuno su di morale. Deve essere qualcosa ben al di fuori della sua zona di comfort. Ma inizio a capire. Yuri stava cercando di imitare Sayori. Anche se non ha funzionato perfettamente, è evidente che ha provato a dire qualcosa che Sayori avrebbe detto in un momento del genere, è vero? Perché Sayori aiuta sempre tutti a sorridere, a stare bene con se stessi. No, te ne sono grata. Chiedo scusa per averne fatto un dramma, ma ci tengo a dire una cosa. I miei cupcake saranno la parte migliore di tutto l'evento, potete scommetterci. Ah, ti credo? Sì! Spero di vedere tutti fare del proprio meglio. E con questo, per oggi abbiamo finito. Quindi, penso sia ora di tornarcene a casa. Ok, andiamo via allora. Ci prepariamo per uscire. Inizio a seguire Monica e Natsuki fuori dalla porta, mentre chiacchierano fra di loro. E qui, Yuri cattura la nostra attenzione. Sentite che bello il cambio di musica. Bellissimo proprio, bellissimo questo cambio. Yuri attira la nostra attenzione, Mi giro. Scusa, mi sono accorta di non avere nessun modo per mettermi in contatto con te nel fine settimana. Hai ragione. Non posso credere di non averci pensato. Dovrei darti il mio numero. Penso sia la cosa migliore, sì. Va bene allora. Io e Yuri ci scambiamo i numeri di cellulare. Ok, allora questa domenica verrò a casa tua. È a casa mia? È un problema? No, per nulla, è solo che ho pensato di dover venire io a casa tua, visto che sono io quello che deve aiutarti. Ah, credo abbia senso, ma se non ti dà fastidio, preferirei venire io a casa tua. Va bene, in tal caso non sarà un problema. Decido di non insistere nel chiederle il motivo. Non che cambi granché in ogni caso, quindi ho solo bisogno di dare una ripulita alla mia stanza. Spero che riuscirò a esserti utile in qualche modo. Non mi avvicino neanche lontanamente al tuo livello di creatività. Non sottovalutarti, Cencio. Credo che saremo una squadra molto produttiva. Anche se mi hai scelto solo perché ti sentivi in colpa, mi sa. Frena. Non penserai sul serio una cosa del genere, vero? Lei subito va nel panico. Non lo so. È difficile per me immaginare un altro motivo che ti abbia spinto a scegliermi. Che scema. Ti stai dimenticando del motivo più semplice. Ho scelto di aiutare te perché è quello che voglio fare. Ma... Yuri pensa tra sé e sé con un'espressione estremamente tesa sul volto. Yuri, non rimuginarci troppo su. Volevi che ti dicessi quando rifletti troppo a lungo sulle cose, no? Non me ne ero accorta. Ti sto dicendo che mi va di farlo. Tutto qui. Mi credi? Yuri ci pensa di nuovo su. Mi fissa dritto negli occhi per un bel po' di tempo. Ti credo. Come se ciò le richiedesse uno sforzo tremendo, Yuri finalmente riesce a dirlo e il suo volto si rilassa. E non vedo davvero l'ora che arrivi domenica. Sì, anch'io.
Dopo questa conversazione mi dirigo verso la porta con Yuri che mi segue. Non ci posso credere. Yuri domenica verrà a casa mia? Anche se avrei preferito dare una mano a Sayori. La mia ansia schizza ancora alle stelle, ma credo di essermi abituato a gestirla. Ma chissà cosa potrebbe accadere una volta al di fuori delle mura scolastiche. Mi ha perfino detto che non vedeva l'ora. Scuoto la testa. Perché mi sento nervoso al solo pensiero che Sayori possa scoprirlo? Perché, come vi dicevo, c'è qualcosa di più. Il nostro personaggio al tempo stesso se ne rende conto, ma non se ne rende conto. È una roba complicata. Ora, interrompiamo qua questo episodio prima di andare ulteriormente oltre. Prima di andare ulteriormente avanti. Nel prossimo episodio vivremo questo fantomatico fine settimana con Yuri e vediamo cosa salta fuori. Perché in un dating sim classico, qua ci scapperebbe il sesso, proprio classico. Qua c'è la scena di sesso, bomba, in casa, da soli, fare il poster. Magari si toccano il nasino, no? Mentre che si piegano, ops, e a lei da cosa nasce cosa, ci scappa la scopata selvaggia. È normale, fanno bene, bravissimi. Però, in questo caso, come sapete, non ci sono scene di sesso, non andiamo a sfociare sul sesso, non è quello che riguarda questo gioco, quindi vediamo cosa succederà in questo fine settimana. Alla prossima.